molti pensano che il carnevale sia come se un hobby, un divertimento. Non è il nostro caso, noi sacrifichiamo, per stare qua, sacrifichiamo Natale, Capodanno, cioè un lavoraccio. Mi chiamo Angelo Perfido, ho 54 anni e faccio il carrista da quando ero ragazzo. Ho iniziato come più o meno abbiamo iniziato tutti, prima da ragazzo c'è l'interesse di entrare nel capannone per vedere cosa succede, e poi si rimane affascinati almeno quando eravamo ragazzi era così. E niente, prima naturalmente si lavora con i grandi maestri, quelli che hanno fatto la storia del carnevale di Putignano, e poi abbiamo continuato per quanto nostro. Ci siamo rifatti al film di Mel Brooks, Frankenstein Junior, e siccome il film era in bianco e nero, vogliamo provare a fare un carro in bianco e nero per la prima volta. Non so cosa può venire fuori, insomma. Mi occupo principalmente della modellazione dell'argilla per poi tirare lo stampo e poi riempirlo in carta, e la modellazione è della pittura del colore alla fine. Diciamo che la modellazione, preferisco la modellazione, forse perché la pittura, siccome è la cosa finale, non si vive molto con calma. Quest'anno siamo 8 persone, 7-8 persone. E sono ragazzi che mi seguono, erano ragazzi, adesso siamo un po' cresciuti, un po' tutti, mi seguono da parecchio tempo. L'ispirazione non è una cosa che viene sempre nello stesso modo, magari uno si porta dietro un'idea da diversi mesi e poi magari la adegua al tema dato, oppure gli viene il giorno prima. Venire al carnevale, insomma, e ci gratifica molto vedere il giorno della sfilata, il pienone, appunto, è molto gratificante.